con responsabilità, memoria e impegno, desiderio di felicità da vivere in pienezza. Sono i tre concetti chiave sottolineati nella prima giornata della sesta edizione della Festa Nazionale di Avvenire a Matera, a conclusione del dibattito moderato sul palco dal direttore Marco Tarquinio. Sono in particolare gli auspici che hanno consegnato alla platea rispettivamente Monsignor Vincenzo Rofino, vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro, Claudio Descalzi, amministratore delegato ENI, e il cardinale Mauro Gambetti, dal 2021 vicario generale di Sua Santità Papa Francesco per la Città del Vaticano. Un dibattito a più voci, con inviti e richiami al cammino comune da compiere insieme, con responsabilità e umiltà, guardando anche al silenzio del respiro per ritrovare la giusta prospettiva. Io chiedo a Descalzi, lei che è così potente, perché Petrolio è potente. Un invito esplicito è stato rivolto sin dall'apertura dal vescovo lucano all'amministratore di ENI, chiedendo un incontro della CEB insieme alla Regione Basilicata, agli amministratori locali eletti e dalle parti sociali per scrivere una pagina di futuro condiviso. Ecco, io quando dico voglio cambiare pagina in questo modo. Non c'è una società potente, no, c'è un gruppo di persone che vogliono fare del bene a delle altre persone. Allora, è un impegno che va al di là di quello che noi dobbiamo pagare come tasse o come royalties, è un impegno di attenzione profonda. Uno può pensare, per recuperare, diciamo sì, bisogna recuperare, perché nei rapporti umani bisogna sempre recuperare, perché l'interesse è che... Invito al quale Descalzi non si è sottratto, cogliendo la mano tesa al dialogo e al confronto. Non ricette e soluzioni, ma un confronto aperto da cui partire e su cui ritrovarsi, che ha così ritagliato il suo spazio territoriale nel più ampio dibattito serale sul tema l'Italia e l'Europa fra conflitti e nuovi bisogni. Si è parlato di guerra e di guerre, ma anche di rinunce ad un pezzo di sé per ambire a ricerche più profonde alle radici della vera fraternità. Ci siamo sempre più chiusi dentro a un individualismo, dentro a una visione molto molto centrata sul singolo. Questo qui produce poi, oltre alla frammentazione, poi produce anche il danno, credo, ambientale, sociale, insomma tutti i danni che ne conseguono, perché senza un confronto aperto, sereno, difficile comprendere. Al termine del dibattito della prima serata, l'omaggio dei ragazzi del CARA di Bari con la lettera invito consegnata al cardinale Gambetti per il Santo Padre, insieme a doni solidali, espressione di un progetto di inclusione delle cooperative Auxilium sul territorio. In questo momento non parla il presidente della Giovane Europa, che è l'associazione che sostiene la festa, ma il fondatore di Auxilium.